Buonasera ben trovati, una prima serata che come vedete ha un argomento principe. Giobe Orienta, eh, iniziato il 22 ottobre e questa sera torniamo a parlare di questa grande manifestazione, il Salone dell'Orientamento della Scuola della Formazione del Lavoro che ha come sede eh, tradizionale e storica la regione Veneto, la città di Verona, edizione numero 32. Un salone che quest'anno, possiamo dirlo, e poi i nostri ospiti sicuramente lo ribadiranno, ha um, un valore importante per tantissime presenze, per un sold out di persone che si sono iscritte e stanno partecipando ai vari eventi e anche per le varie istituzioni che uh, oggi e in questi giorni... Sono davvero eh, presentissime eh, qui in fiera a Verona. Vorrei ricordare che la manifestazione, tra l'altro, è sostenuta da ben due ministeri: il Ministero dell'Istruzione e del Merito e poi tutto l'Università, eccetera, e poi il Ministero del Lavoro. Quindi, due importanti ministeri che supportano una manifestazione che vuole essere davvero un punto di partenza, un punto fisso per tutti quei ragazzi che passano di qui in questi giorni, che sono passati anche nelle scorse edizioni, per cercare delle risposte e per quanto riguarda la scelta della scuola secondaria di primo o secondo grado e soprattutto poi per l'università, per il lavoro futuro, perché cosa fare da grande, perché poi è questa la grande domanda dei giovani di oggi. E senza indulgere oltre perdere tempo, vi presento gli ospiti che sono importantissimi e sono proprio contenta stasera di presentarveli. Nicola Simonato, parlo, parto dal più giovane. Nicola Simonato, che è un imprenditore di una realtà che poi ci racconta cos'è, è la New System Speakers. E poi ci racconti Buonasera. come nasce. Grazie. E poi abbiamo chiaramente l'assessore la, alle politiche del lavoro, dell'istruzione, politiche di genere, l'onorevole eh, Donazzan. Poi abbiamo eh, Sandro Dalpiano, direttore della comunicazione e della promozione di ENAIP eh, Veneto. Buonasera. E poi ancora. Eh, il nostro carissimo Gianfranco Refosco, segretario generale regionale della CISL del Veneto. Buonasera, grazie per l'invito. Avete un sacco di cose da raccontarci e di progetti che state portando avanti da un bel po' di tempo e che hanno sicuramente un grande valore per tutti i ragazzi i giovani che vengono qui, che ci possono seguire e che seguono job non solo in presenza ma anche. Ehm, online perché c'è anche questa possibilità. Prima però di parlare con voi vorrei far vedere chi sono le persone che in questi giorni frequentano Job e quindi andiamo a vedere il primo contributo. Da Venezia con qualche idea precisa oppure no? No, non tanto precisa, da vedere più che altro. Cosa ti aspetti da questo? Eh, spero di avere un po' le idee un po' più chiare e vedere, cioè, appunto, se. È veramente utile questa cosa. Allora, il vostro gruppo come si approccia ai ragazzi, che cosa vi chiedono intanto? Beh, innanzitutto, gli diamo la possibilità di vedere dai visori i nostri impianti, quindi quasi dal vivo gli impianti di acciaieria e laminatoio. Vogliono sapere che opportunità ci sono e quale può essere un loro sviluppo futuro. Quali opportunità ci sono? Beh, noi stiamo cercando personale sia in laminatoio, in acciaieria, in stabilimento ma anche negli uffici, ingegneri, meccanici, gestionali, periti sicuramente personale qualificato Da dove venite? Veniamo da Lugo, e veniamo dalla scuola professionale Ernesta Soppa stiamo facendo il quinto anno Stiamo studiando per diventare operatrici sociosanitarie. Quindi siete qui alla ricerca di punti di riferimento per capire dopo cosa succederà? Soprattutto università, come infermieristica, medicina o per diventare anche eh, tecnico di radiologia. Oppure qualsiasi corso che possa interessare a noi. Dove vorreste studiare? Uh, Ferrara, Forlì, Bologna sono queste le nostre mete. Tu invece? Io vengo dalla sua stessa scuola, siamo compagni di classe e io più che altro oggi sono qui per vedere degli stand più verso medicina, infermeristica oppure fisioterapia perché vorrei continuare a fare l'università e poi pensare al lavoro. Cerchiamo di riassumere quello che è il sistema educativo che hanno in Italia, dunque sostanzialmente quattro aree, l'agri-food, la grafica, il design e poi il wellness per la cura delle persone, due centri di formazione professionali nelle realtà canossiane in Italia. Abbiamo aggiunto due parti, i collegi universitari femminili che ci sono e poi c'è una parte dedicata molto importante per un invento per la formazione e educazione del eh, settore adulti disoccupati, prima occupazione e quant'altro finanziati da contributi pubblici. Allora, questi sono un po' i volti dei ragazzi che in questi giorni passano dagli stand, ascoltano, partecipano ai laboratori. Sono davvero tantissime le iniziative che in questi giorni vengono portate avanti qui. Non solo lezioni o incontri, ma davvero la possibilità di provare anche. Quindi, invito davvero tutti aumentando quindi il sold out a partecipare a questo, a questo Job Orienta numero 32. Ma veniamo a noi, veniamo e partiamo dalla regione che ospita questa manifestazione, la regione Veneto, che quest'anno tra l'altro ha uno stand eh, veramente spettacolare, che Grazie. ha anche un, 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 uno stile significato un, un significato. Senso. Sì, intanto grazie per, fare, per aiutarci in questa diffusione di che cos'è Giobbe Orienta, perché realmente è una, um, una iniziativa che poi la Regione del Veneto promuove con Verona Fiere. È una fiera dell'orientamento, dove cerchiamo di mettere in vetrina tutto ciò che di meglio il sistema dell'istruzione e della formazione. Uh, mette in campo come opportunità per i giovani. A livello nazionale, ricordiamoci che questa è la fiera nazionale dell'orientamento, lei l'ha detto bene, ministeri che all'inizio era un ministero dell'istruzione, del lavoro e dell'università e ho questa, in questa stagione arricchiti del ministero dell'agricoltura, eh, del ministero dello sport così come una presenza importante anche del ministero dell'attività produttiva ma nel tempo anche questo raccordo tra scuola e lavoro non a caso Cisla da qualche anno, quindi il sindacato, decide di venire a parlare con i giovani proprio perché non si può lavorare per compartimenti stagni e i ragazzi dobbiamo provare a dipanare tutto ciò che di meglio c'è la forza di Job Orienta è stata quella di una vetrina dove si possono fare le prove, no? uh, si può toccare sì. con mano. I ragazzi hanno bisogno, sa, di tornare ad avere un rapporto diretto e noi l'abbiamo visto molto dopo il Covid. Eh, il Verona Fiere ha avuto l'intelligenza di aumentare peraltro anche la giornata. Le giornate questa, da questa stagione sono quattro, ma visto. Tutto esaurito, uh. si sta ragionando di ulteriore ampliamento e io credo che questa formula, che abbiamo soprattutto voluto quest'anno, di un intrattenimento educativo, in inglese, un po' io sarei una purista della lingua e quindi vabbè, ma insomma si capisce così, l'edutainment, c'è una educazione però vivace dentro, dentro gli stand, eh, tanta, eh, ci sono tanti ragazzi che fanno vedere impresa diretta. E un po' credo che la presenza del nostro giovane ospite ci possa aiutare in questo perché eh, qui a Job in particolare eh, i ragazzi, le scuole, il mondo della formazione non solo mettono in vetrina loro stessi ma trovano anche le risposte per una progressione di formazione. E negli ultimi anni abbiamo investito molto sugli ITS, Academy, istruzione tecnologica superiore, cioè quegli anni successivi alla, alla scuola dell'obbligo, diciamo così, che parallelo all'università ti offre un'ottima opportunità di lavoro. E allora abbiamo chiesto ovviamente di avere dei testimoni diretti, perché poi io la posso raccontare anche abbastanza bene. No? La racconta abbastanza bene, ma la verità è che molto eh, i ragazzi oggi hanno bisogno di spirito di verità, non di qualcuno che gliela racconta bene, ma di ciò che riescono a vedere, a fare e, e soprattutto le domande a cui si deve rispondere. E Job vuole soprattutto questo. Allora, senza uh, indulgere ancora un po', Nicola, tu sei a 25 anni, perché ne ha 25? Io l'ho appena scoperto. Eh, già imprenditore di una realtà, raccontacela, come nasce questo lavoro? Cioè non è semplice essere imprenditore a 25 anni, poi chiediamo anche a, a, ai colleghi un po' più grandi l'azienda è una startup innovativa che è nata nel luglio dell'anno scorso, nel 2022, e in realtà, io ho già in una precedente azienda di circa tre anni fa, a gennaio, avevo aperto un'attività un come dietro individuale. E sempre nello stesso ambito eh, tramite conoscenze che ho, che ho avuto in questo settore eh, mi ha permesso di sviluppare questa azienda e dire diventiamo una realtà come startup innovativa visto i progressi tecnologici che sviluppiamo nella nostra attività e abbiamo anche un brevetto. Ma non hai detto qual è l'attività? No, esatto. <ride> l'attività noi ci occupiamo di casse acustiche, realizzazione e produzione... Senti, come ti nasce? Perché eh, penso a mio figlio, 14 anni, ti direbbe: Ma scusami, dove hai trovato i soldi per farla? E l'idea, perché adesso un conto è a dire voglio fare eh, l'insegnante o il medico, ma casse acustiche, raccontaci. Allora, casse acustiche eh, perché è nata l'esigenza di risolvere un problema. E eh, quando vai in discoteca e esci con le orecchie che ti frastuonano? E questo è un problema che un po' tutti riscontrano. E quando andavo in discoteca con, con i miei amici, succedeva che eh, a volte dovevo uscire per questo fastidio che mi dava, visto che sono un po' sensibile alle orecchie, e ho detto: risolviamolo. Ho sviluppato un sistema e ha permesso di eh, realizzare eh, un qualcosa che facesse eh, a questo caso, quindi, risolvere questo fastidio che ti porta all'orecchio e è nato non solo da questa esigenza di risolvere un problema ma anche dalla passione che ho da sempre per la musica Ma che studi hai fatto? Io ho studiato elettrotecnica e automazione poi ho, ho fatto eh, ingegneria industriale e mentre studiavo ingegneria eh, da, per conto mio eh, cercavo eh, parti di acustica quindi eh, libri in inglese anche di fisica acustica di vari produttori eh, anche mondiali eh, che realizzavano manuali e mi studiavo insomma, quello che facevano loro. Senti, ma 25 anni una ditta eh, dai da lavorare a quante persone? Al momento a una persona oltre a me mm. e a, siamo in due soci più una ragazza che lavora con noi. E che cosa vuoi fare da grande? Eh, lo sto già facendo. <ride> Vuole diventare la Siemens. Però c'era una cosa che a me interessa di Nicola, perché io come lo incontro e come lo propongo, perché ha fatto un percorso dentro i nostri ITS. Mm. E perché oltre alla eh, cassa acustica, cioè l'altoparlante, ha risolto un problema anche di estetica e design. Esattamente. Eh, raccontaci. <ride> Io mi sono iscritto all'ITS l'anno scorso, ehm, wow, l'ITS Red Design a Verona, ehm, per un motivo di implementare eh, all'interno degli spazi di una, di una casa, di un ristorante o di altri ambienti eh, le nostre casse acustiche. Il problema era che quando progettavo trovavo un limite in certi materiali o nell'utilizzo di accostare tessuti, legno, acciai o altri materiali. Quindi tu sei ancora in formazione, ci racconti. Esattamente, sono in formazione ehm, e mi sono voluto mettere in gioco in questo ITS eh, perché era la soluzione secondo me più giusta per avvicinarmi, per rimanere comunque vicino al mondo del lavoro e conoscere nuovi, eh, nuove aziende eh, visto che comunque facciamo delle uscite didattiche per vedere come lavorano gli altri e, e comunque portare a casa direttamente quello che si impara sul campo. Ma allora, dal tuo punto di vista eh, di giovane imprenditore, ancora studente per certi versi, che cosa consiglieresti a quelli che vengono qui, che abbiamo visto poco fa? Alle mamme e il papà che ci ascoltano, <ride> ai ragazzi che ci ascoltano, cosa gli diresti? Gli ITS, eh, secondo me, sono molto vicini al, al, improntati a, vicini al lavoro, e questo ti permette di essere, eh, una volta usciti gli ITS, semi preparati rispetto a un'università o comunque al, al diploma che si fa alle superiori. Siamo molto vicini perché chi ci istruisce, quindi insegnanti, sono eh, dei lavoratori. Chiaramente hanno studiato anche eh, per poterci insegnare, però principalmente sono lavoratori che ci portano la loro esperienza direttamente dal campo, dalle loro aziende, vengono a insegnarci a noi. Questa è una cosa che è veramente il cambiamento della scuola, perché dai tempi dei dinosauri miei, in cui invece eh, c'era l'obiettivo di inculcare solo conoscenza teorica, anche all'università è stato così, ad oggi la cosa più bella che poteva succedere per i nostri giovani era qu è questa, cioè il fatto di avvicinare il mondo della scuola al mondo del futuro. E qui scatta la domanda. Che, perché Made in Italy? Perché il tema di questa 32esima edizione è Made in Italy, perché l'avete scelto? L'abbiamo scelto perché in particolare in, ultimo, in questi ultimi anni l'economia, abbiamo compreso molto bene, che ha avuto una caratterizzazione legata all'italianità. L'economia italiana è amata, conosciuta nel mondo dal manifatturiero al turismo, alla fruizione di beni eh, culturali, all'agroalimentare, cioè c'è una sorta di mh, vettore che è l'italianità, che nel mondo ha un valore, tanto che addirittura il Made in Italy, anche qui in inglese, ma è un logotipo, viene riconosciuto ed è tra quelli che hanno maggiore valore di tipo finanziario, mh, eh, di impatto. Economico tra tutti i marchi, cioè viene equiparato addirittura a un marchio commerciale pesante come quello di Coca-Cola, che da ogni parte del mondo viene riconosciuto. Il Made in Italy è riconosciuto, è un valore economico e ci siamo giustamente interrogati: ma allora se questo è un valore economico e genera buona economia e quindi buoni posti di lavoro. A ritroso dobbiamo riuscire a collegare il mondo dell'istruzione e della formazione. In più eh, questo governo di sicuro ha messo al centro l'interesse nazionale, con una grande enfasi se vogliamo, modificando i nomi dei ministeri, eh, dando chiarezza di alcune di alcuni anche disegni di legge significativi, quello sul Made in Italy appunto, dove all'interno viene declinato il futuro liceo del Made in Italy, dove si impareranno materie di tipo economico-finanziario collegate agli ambiti di declinazione manifatturiero, turistico, eh, culturale. Questo ci ha permesso di dire, ma se qui eh, in Italia non riusciamo a collegare le filiere formative alle filiere produttive, alla, a, a ciò che trae nella nostra economia creiamo una discrasia. E io vorrei smettere di rincorrere questo mito incapacitante per cui i nostri ragazzi migliori vanno all'estero perché abbiamo continuato a dirgli che in Italia non si può più fare niente, che è tutto brutto. Che, che è il contrario, è il contrario, raccontiamola bene. Allora, quest'anno qui l'abbiamo detta diretta, pulita, orientamento made in Italy, vuol dire verso il Made in Italy vuol dire verso tutto ciò che riguarda percorsi di formazione declinati in questo modo, ma anche un po' di orgoglio per la nostra cultura cioè, italiana, direi. Siete d'accordo voi? Io penso che Made in Italy mh, abbia una sua declinazione corretta, come ha detto l'assessore, però c'è anche un altro aspetto, secondo me, per il quale va valorizzato. Made in Italy vuol dire che dobbiamo costruire un modello italiano dell'orientamento, che purtroppo non c'è. L'orientamento è un mestiere molto difficile perché vuol dire eh, individuare le predisposizioni delle persone, gli interessi, eh, i valori, la volontà di mettersi in campo e però se è fatto bene l'orientamento deve incrociarsi con un altro elemento che è cosa chiede il mondo del lavoro. Perché se seguiamo solo le inclinazioni senza valutare la <coughs> reale fattibilità, la domanda diciamo no, con l'offerta, l'orientamento non funziona. E l'orientamento con i tempi che cambiano, con questo cambiamento non solo nella scuola, ma nel, nel lavoro, nella cultura del lavoro, in questo cambiamento sociale dovrebbe essere un processo che dura tutta la vita. Mm. Eh, non deve riguardare solo i giovani, dovrebbe riguardare anche un adulto che a una certa età Perfetto. si mette in discussione o è costretto a mettersi in discussione, e, e deve avere una modalità di presa in carico personalizzata. Ecco, quindi io mh, leggo il Made in Italy anche sul fatto di dire. Eh, come sempre, Job Orienta è eh, un catalizzatore di energie, di idee, di relazioni. Eh. Troviamo la modalità per costruire un modello italiano dell'orientamento. Enaip, come la vede sotto questo punto? Tenendo conto che Enaip è una realtà presente non solo nel Veneto, non solo in Italia, ma anche fuori, quindi in Europa. Esatto, abbiamo una rete importante però uh, rispetto al Made in Italy. Il miglior uh, Made in Italy che abbiamo è lui che ha saputo in questi anni attrarre quello che c'è di migliore, un sistema, quello veneto che funziona ed è tra le migliori d'Europa come regione, eh, parlo di opportunità formative, ma di fatto è un esempio anche su un altro tema, quello della formazione continua, quindi un giovane certo. che ha saputo trarre quello che c'era di meglio nel sistema formativo quando era giovanissimo con le scelte scolastiche e la, la possibilità di imparare eh, osservando e soprattutto facendo esperienze eh, di tipo pratico, concreto e questa voglia che ha, che mi ha molto colpito, sono un imprenditore, però devo continuare a imparare a stare nell'ambito e la formazione professionale che come Eneip di fatto rappresentiamo Incontra 4.000 giovani l'anno nella fascia d'età tra i 14 e i 18 anni, e molti di questi, abbiamo una statistica documentata, circa un 30%, diventano a loro volta imprenditori. Cominciano proprio così: piccola impresa, magari fanno lavorazione per conto dell'imprenditore dove magari ha lavorato, eh, a loro volta diventano eh, aziende, imprenditori che danno lavoro ad altre. Quindi un sistema che si alimenta grazie al fatto che. Siamo una terra di cultura, d'arte, di agroalimentare, eccetera, ma anche di alta formazione. Molto bene, direi che già gli argomenti sono abbastanza chiari. Eh, All'inizio abbiamo detto che questa edizione, la 32esima, direi che fa il botto, no? E allora andiamo a dare i numeri di questa edizione. Verona, per alcuni giorni, al centro del mondo della formazione, della scuola, dell'orientamento e del lavoro, con l'edizione 32 di Job e Orienta. Una manifestazione che anche quest'anno ha numeri davvero notevoli, più di 400 le realtà presenti nella rassegna espositiva, 6 ministeri, 17 regioni e numerose altre istituzioni locali e nazionali, 140 accademie e università, di cui 30 atenei stranieri, e ancora scuole, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori di tutta Italia, agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria, sindacati, imprese. In questi giorni ben 400 i relatori, oltre 220 appuntamenti culturali in calendario e ancora 400 le animazioni e i laboratori che coinvolgono i visitatori. Ogni anno Job e Orienta rappresenta l'occasione per fare il punto sulle riforme in atto e quelle prossime nel sistema scolastico, tra cui anche quella relativa agli istituti tecnico-professionali che prevede la sperimentazione del nuovo modello 4 più 2 dell'anno scolastico 2024-2025, con l'obiettivo di rilanciare il settore e incrementare numericamente e qualitativamente le risorse professionali dei tecnici specializzati. Un passaggio davvero importante quest'ultimo, che va verso le esigenze del mondo produttivo e del lavoro e che mette in luce la necessità di nuovi modelli di formazione cuciti sulle vocazioni produttive del Paese. Un altro valore di Giobe Orienta è anche la presenza e l'occasione di confronto tra istituzioni, docenti e famiglie, in merito ai nuovi strumenti di orientamento come la piattaforma unica del Ministero e lo spazio dove si trovano in rassegna le esperienze vincenti di raccordo tra il mondo della scuola e del lavoro. Due le macro aree espositive in cui si può suddividere il salone, istruzione ed educazione e università, formazione e lavoro. A loro volta i due padiglioni sono strutturati in sei diversi percorsi tematici per guidare più agevolmente i visitatori all'interno della fiera. Educazione, scuola e formazione docenti, strumenti per la didattica, lingue straniere, turismo e mobilità, accademia e università, lavoro e alta formazione e formazione professionale. Filo conduttore della manifestazione Made in Italy, sinonimo di qualità, di artigianalità, di creatività e di tutto ciò che contraddistingue il nostro paese nel mondo. Allora, questi sono i numeri di Giobbe eh, Orienta numero 32. La cosa che eh, stavamo sottolineando, cioè che nella scheda poi è andata, è il numero dei ministri che ci sono stati, ma eh, il tema che è stato scelto, ne abbiamo parlato prima, è il fatto che Giobbe Oriente, l'abbiamo detto, è un catalizzatore di esperienze. Tu sei l'esempio calzantissimo questa sera qui con noi, ma anche tutti i laboratori che vengono proposti. Prima l'assessore ha parlato della regione Veneto e dell'importanza, non ha parlato dello stand, che è uno stand particolare quello che avete allestito. Noi sempre stand particolari, <ride> perché poi ci affidiamo, diciamo, ci diamo un sottotitolo, ma perché un sottotitolo? il mago di Oz? Raccontiamolo. L'ha visto il mago di Oz? Sì, le persone a casa l'hanno visto di ci sicuro, di sì. Cosa mi sono cosa mi sono perché diciamo che io ci metto il mio dentro questa cosa. <ride> cerco, di, cerco di di portare quello che sento e quello che leggo non solo sin come sì, singolo, certo. ma data la mia posizione che è del tutto privilegiata come osservatrice dei fenomeni. Abbiamo visto in questi ultimi anni una ricerca dei ragazzi Uh, spasmodica di provare a tornare ad una dimensione più vera, più reale. Uh, il post-COVID è stato devastante. Mm, abbiamo numeri rilevanti di abbandono scolastico, di um, isolamento. Sì. Uh, il di... Veneto ci, ci, ci mette del suo, ecco. Ma diciamo, che, non stiamo, siamo, diciamo che siamo messi male abbastanza tutti. E, e il mago di Oz ci ha permesso di raccontare una favola con una morale. Eh, chi l'ha visto e quindi faccio facile a ricordarlo, a me stessa e a voi c'è il leone a cui manca il coraggio e non a caso dentro lo stand c'è anche una escape room, anche qua, scusate ma è un, un, un gioco di ruoli, è uno un spazio dove i ragazzi partecipano direttamente, a cui vengono fatte loro delle domande. Il leone da tastiera è alla fine, quello che scrive delle cose su questa Dorothy, questa ragazza che è scomparsa e che magari è anche colpa nostra no? se scompare. Il leone dalla tastiera manca il coraggio e noi qui chiediamo che il coraggio ci torni. Alla, uh, invece al spaventapasseri eh, mancava l'intelligenza e si riteneva stupido. E invece in quante, in quante occasioni eh, l'intelligenza ci aiuta e ci salva e va messa in una dimensione di comunità e di ritrovo. E infine il tema del cuore era il robot. E oggi l'intelligenza artificiale ci interroga su questi temi, eh, quanto la dimensione dell'intelligenza del cuore, dei sentimenti, dell'umanità, dell'incontro tra noi, del tornare a toccarsi, a guardarsi negli occhi stravolto da una società che passa solo attraverso un video che è grande così. Allora è stato un po' un richiamo che in una riflessione è fatta ad alta voce con una persona che mi aiuta molto, che però è un, è un genio e quindi io mi affido a lui, che è il regista Giancarlo Marinelli, che peraltro ha guidato la stagione dei classici a Vicenza riportando nel teatro olimpico popolazione di tutte le classi sociali, a partire dai bambini, perché i classici ci parlano. E anche questo è molto italiano, no? la nostra cultura classica è straordinariamente capace di aprire le menti. Ecco, quindi abbiamo detto ai ragazzi, magari secondo noi avete bisogno di ritrovare la vostra intelligenza, il vostro coraggio e, e guardarvi dentro il cuore. Magari avete bisogno di tornare con noi in presenza, ecco perché è uno, è uno stand anche molto partecipato e molto vivace. Ecco, questo è stato il messaggio, perché oggi abbiamo un tema che è rilevante. Quando parliamo anche di trasformazione digitale. È una consapevolezza che sono strumenti e non sono il fine. Dobbiamo essere consapevoli nella trasformazione digitale, che è un'alfabetizzazione che dobbiamo dare all'intera popolazione, ma anche ai giovani, che abbiamo bisogni diversi. Quando noi parliamo anche sui temi del lavoro, di come dare strumenti di digitalizzazione per essere più consapevoli, è tutto diverso rispetto a quello che un ragazzo che è già nativo digitale deve invece ripensare in termini di educazione. Perché non è che scrivere qualche cosa, mandare delle immagini di sé, usare quegli strumenti in modo sbagliato, non sia lontano dal tema dell'educazione anzi. Ecco perché abbiamo voluto uno stand con questo tipo di titolo. Molto bello tra l'altro, oggi noi l'abbiamo visitato e lo stiamo facendo vedere, molto vivace con la presenza di un sacco di ragazzi. Dal punto di, cioè che poi fanno un po' di tutto, da, fanno spazio per, per il cibo piuttosto che ricerca del lavoro con i vari percorsi che ci sono. Io a questo punto mi domando, la presenza di CISL all'interno con uno stand che, che, che sul verde, il mio colore preferito, We Care, mi sembra che sia assolutamente molto legato a quello che sta dicendo l'assessore. Perché ci siete voi? Ma noi ci siamo da ormai, è l'ottavo anno che ci siamo, quest'anno eh, non è una presenza di CISL Veneto, ma è una presenza della CISL nazionale che ha sì. voluto esserci con molte categorie nazionali, ma perché noi riteniamo indispensabile eh, parlare ai giovani di lavoro, quindi noi eh, agiamo, accompagniamo, ascoltiamo anche i ragazzi e le ragazze eh, con la prospettiva di, di futuri lavoratori e di future lavoratrici. E, e cerchiamo anche di raccogliere quelle che sono le aspettative dei ragazzi e di provare a fare orientamento anche prospettandoli quelle che sono possibili strade da percorrere. Quindi quest'anno per esempio abbiamo la presenza della nostra categoria della scuola nazionale e della funzione pubblica perché non è solo nel privato e nell'industria che, che, che si è alla ricerca di talenti e di professionalità. Mm. Abbiamo un grosso problema nei prossimi anni, già adesso esistente, uh -huh. di carenze di personale, di certo. competenze adeguate anche nella pubblica amministrazione. Sappiamo che se la pubblica amministrazione e i suoi servizi non funzionano diventa un problema per tutti. Ecco, quindi eh, la nostra presenza è coerente con la nostra volontà di eh, rappresentare il lavoro anche, e qui eh, sono molto d'accordo con quello che diceva l'assessore. Eh, combattendo i luoghi comuni di un paese che rischia sempre di dipingersi pe peggio di quello che è, che rischia di essere un paese del pianisteo, della lamentela continua. Noi pensiamo che c'è una prospettiva eh, importante di crescita, di miglioramento, di sviluppo per questo paese, ma sarà perseguibile solo se le persone, a partire dai giovani, ma non solo loro, avranno l'atteggiamento giusto. La cosa che a me fa molto piacere... È... Da parte di tutti voi è il positivo, cioè l'immagine che si vuole dare di questo mondo che viene sempre descritto abbastanza in toni negativi, in molte occasioni. Oggi guardavo il telegiornale, eh, le scuole fatiscenti che cascano giù piuttosto che i problemi gestionali degli insegnanti di sostegno eppure nonostante le problematiche che ci possono essere nel mondo della scuola piuttosto che del mondo del lavoro c'è anche tutta una parte, un'ala, questa voi e tutti gli stand che sono presenti qui e i ragazzi che poi alla fine vengono, perché oggi ne abbiamo intervistati, prima ne abbiamo ascoltati alcuni, poi altri, eh, ve li farò vedere e ascoltare, che non vengono solo da Verona o dal Veneto, ma vengono da altre città eh, del nord Italia e non solo. Per cui voglio dire, il bene funziona, il messaggio arriva e voi siete una testimonianza che si può e si può implementare. Soprattutto questa, questa parte da mamma dico per dare delle risposte a quei ragazzini che si stanno mettendo nel mondo della scuola per arrivare poi da grandi a fare quello che fa Nicola, insomma, a diventare degli adulti credibili, degli imprenditori credibili poi alla fine. Allora adesso vi faccio vedere altri ragazzi che abbiamo incontrato questa mattina, un giovanissimo che si occupa dell'ITS del Veneto, che è veramente eh, carino anche da, da vedere e da ascoltare per la sua gioventù. E andiamo a vedere quest'altro contributo e poi torniamo qui. Da Venezia qui a Giove Orienta per cercare quali risposte e capire che università fare. Che cosa penseresti di fare? O giurisprudenza o mi piacerebbe anche economia o boh, sto guardando un po' in generale. Hai una idea anche della zona dell'università che vorresti frequentare? Allora io abito a Venezia, quindi mi piacerebbe stare nei dintorni di Venezia, però non si sa mai se in un futuro deciderò di andare e trasferirmi in un'altra città. E invece per quanto ti riguarda? Eh, io vorrei fare qualcosa con economia. Stavo guardando commercio estero e anch'io vorrei stare qua per adesso e non spostarmi insomma. Siete qui per incontrare tanti ragazzi, quali sono le proposte che formulate in questa occasione? Noi offriamo delle, eh, eh, dei percorsi formativi altamente eh, professionalizzanti, cioè è un'alternativa all'università che però eh, dà una grandissima eh, professionalità nel percorso del lavoro, quindi noi aiutiamo gli studenti a trovare la loro strada per chi non si sente ancora pronto per un percorso universitario. Da Forlì per cercare un orientamento per il futuro, che cosa state cercando? Io sinceramente per mettermi le idee più chiare del futuro sto cercando giurisprudenza e per avere un futuro per poi fare l'avvocato. E... Hai già trovato qualcosa di quello? Ancora no perché sono appena arrivato, sono in cerca. Siamo agli inizi infatti, tu invece? Ah, io invece sto cercando comunque un lavoro che mi porti sulla dritta strada per cercare comunque di trovare... Ad esempio, non so, un, 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 un lavoro professionale che mi dia comunque sulla giusta via e tutto qui. In quale ambito lo sai già? Ah, grafico, comunque disegno al computer, Photoshop, Illustrator, comunque quelle applicazioni lì. Sì. E tu invece? Io invece facendo l'agraria pensavo di più a, a livello universitario verso biologia o comunque materie scientifiche e oppure anche lavori all'interno comunque del settore agrario che è quello appunto in cui studio e in cui sono più bravo. E tu? Io cerco un lavoro, comunque ho comunque una facoltà a livello nell'ambito del turismo, facendo il linguistico nelle lingue e spero di trovare qualcosa di interessante qui al Job Oriente. Quali sono eh, gli approcci anche per stuzzicare la curiosità e l'interesse dei ragazzi? Allora Sicuramente un grandissimo aspetto positivo è il fatto che i nostri docenti sono professionisti nel mondo del lavoro. Quindi non sono dei professori ma potranno essere i nostri futuri datori di lavoro. Loro vengono a raccontarci la loro esperienza, cosa fanno nel loro lavoro e la portano a noi in aula. I TS sono strettamente collegati al mondo del lavoro? Assolutamente sì, è un percorso molto più professionale rispetto a quello dell'università che eh, presenta invece le eh, lezioni più tecniche in aula con dei libri, invece l'ETS dà molto molto peso. Alla parte lavorativa. Allora, eh, questi sono altri ragazzi che abbiamo incontrato questa mattina. Ringrazio il collega Giacomo Biancardi che ha realizzato queste interviste eh, per noi, per questa diretta. E avete visto che abbiamo dato spazio all'ITS Veneto e con questo eh, ospite, con questo ragazzo. ITS che hai fatto anche tu, Nicola. Tu che cosa hai fatto? Sì, lo sto ancora facendo. Ecco, Allai, <ride> raccontaci. Io sto facendo design manager sì? a Verona che è okay. stato accennato prima e questo è molto, è molto valido questo percorso perché ti mette ehm, di, a diretto contatto con le aziende che poi andiamo anche a visitare con i vari eh. quante ore di studio ci sono? Eh, ti faccio le domande proprio quelle classiche vero? Eh, perché se dobbiamo investire dobbiamo capire che impegno c'è. Sono circa 1200 ore di studio e 600 ore di stage circa. Beh, Quindi, Si può fare? Sì. È pesante a livello di studio? Eh, non è pesante a livello di studio, è pesante più eh, in questo caso mio perché ho già un'attività e quindi fare sia l'attività sia eh, comunque studiare è abbastanza Lavorare impegnativo. Lavorare e studiare è sempre un sì, impegno. Sì. 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 Chi già lavora comunque dà un valore aggiunto per chi già lavora perché permette eh, di quello che sta imparando sul campo di, di studiarlo in classe e poi rimetterlo subito sul campo. Ovviamente se lo sta, eh, se sta lavorando eh, in, que in quel settore chiaramente. Eh, e ci sono tanti ragazzi in classe mia che eh, stanno facendo stage la mattina, c'è anche chi ha trovato lavoro e, e comunque eh, grazie all'ITS, quindi eh, parlavano quando presentavano l'ITS eh, che c'era tra l'80 e il 90% dei ragazzi che uscivano da lì che trovavano subito lavoro. Quindi questo è estremamente interessante perché può essere una buonissima e valida alternativa al percorso universitario. No, sicuro. Ah, ci sono sì. vari ambiti, perché tu adesso si stai, ehm, stai entrando nel tuo mondo, però mh, abbiamo ascoltato c'è tutto l'ambito turistico, ci sono altri sì, ambiti. Sì, ma la, la, la soddisfazione quando mh, vado a consegnare i diplomi, perché chiedo di andare. È che io consegno il diploma e poi chiedo la, no, dai diploma, eh, diplomato e poi dico: lavori. Sono stato assunto, 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 cioè 100%. Sono stata alla Fiera dell'Oro, l'ultima a consegnare i diplomi del manager del disegno del gioiello del prodotto, l'ho detto tutto in italiano ma il nome in inglese. E 100%. Sono andata nel distretto della Concia per il Green Leather Manager, mm. sulla sostenibilità del percorso della lavorazione Vedi. della pelle, che sappiamo quanto impatta. Eh, uno non aveva, non aveva il... E mi fa, no perché ho pensato che mi iscrivo all'università, cioè capite che è, sono percorsi che rimotivano moltissimo in termini proprio di riqualificazione, non perché mi avessi motivato a far che... Rimotivano in termini di qualificazione, qualificano moltissimo, hanno già le migliori imprese che lavorano con certo. questi percorsi ed è, è, è veramente un ideale progetto di rapporto scuola-lavoro. Poi, Assessore, cioè, sottolineiamo, uh, ci cioè, sono ambiti che poi sono prettamente veneti, la lavorazione. Allora, la, la forza dell'ITS è un sistema nazionale perché è giusto dire alle famiglie che ci ascoltano che il titolo in uscita è spendibile a livello europeo, mm. è a un livello riconosciuto. Conosciuto. È ordinamentale, cioè c'è stata una legge dello Stato, dopodiché la forza è che si declina sui territori, quindi molto collegati al distretto produttivo. Certo. E quello che ha fatto eh, Nicola è legato al distretto del mobile del Veronese e quindi il distretto che si chiama Lignum eh, in latino, eh, che è, aveva avuto grosse difficoltà, io ricordo, all'inizio degli anni, no, fine 90, inizio 2000, era un distretto che si era veramente ridotto al Imprese che sono rimaste e quindi diciamo che hanno avuto la forza di ripensarsi e rigenerarsi, oggi sono in un consorzio e sono venuti dall'assessore del Veneto a dire nel mio distretto del Veronese dove abbiamo ancora delle aziende strutturate e buone vogliamo creare un percorso di formazione di alta formazione, facciamo un ITS e questo ITS poi diventa che lui che faceva casse acustiche fa casse di design con il 100. legno, con le tessuti. Questa è la bontà, quindi è Veneto, sì, nel senso che è legato ai nostri territori, ma ci sono quelli lombardi, quelli piemontesi. Esportabile ho capito. Esattamente. Eh, mi piace molto poi tornare, oggi eh, siamo passati dallo uh, stand di ENAIP e stavano parlando di intelligenza artificiale, declinata e, e lì mi è piaciuto tantissimo eh, nel mondo dell'infermieristica e delle os. E ho trovato che lì, eh, anche lì c'è del buono, nel senso è una prospettiva di lavoro che sicuramente ti cambia. Il fatto che eh, realtà scolastiche di lunga data, perché ENAIP è presente da tantissimi da anni, ecco, anni, è riuscita a trasformarsi o meglio a stare al passo con i tempi e proporre anche professioni che ci sono sempre state e che adesso diventano ancora più appetibili. Perché per un ragazzo pensare di fare l'OS come lo ci vendeva ai miei tempi magari non era così da pill. In realtà eh, vedi una prospettiva diversa. Assolutamente sì, e confermo un po' quello che è il tema che ha legato al Made in Italy quando. Abbiamo pensato ma qual è la proposta che Enep può fare ai giovani che vengono a Giaborienta seguendo proprio il filone del Made in Italy, dell'orientamento. E quella di, e mi piace molto quello, perché l'ho fatto anch'io il percorso che la regione Vento ha proposto, il Mago di Oso, perché era quello di mettere il cuore eh, al centro. Cioè abbiamo chiamato quello che stiamo presentando Human Tech, cioè il tema del rapporto tra tecnologia che, tipo L'intelligenza artificiale sta creando anche qualche preoccupazione perché sembra che spariranno certo, dei posti di lavoro, probabilmente cambieranno dei posti del mo un modo di lavorare e come le tecnologie abbiamo imparato a usare anche internet eh, e tutto quello che ne è derivato, in realtà affiancheranno, e spero sia così, mi auguro vivamente, che sollevi da alcune operazioni ripetitive piuttosto che rutinarie, eh, coloro che invece i lavoratori potranno diciamo, dedicarsi più a cosa? All'intelletto, cioè a mettere del valore aggiunto dalla creatività alla ricerca piuttosto che allo sviluppo All tecnologico proprio. e all'umanità. Per cui quello che avete visto oggi, dedicato ai caregivers, visto che cioè praticamente a coloro che, che, che si occupano della cura delle persone, eh, stanno facendo eh, in sostanza la tecnologia, infatti mi sono piaciute anche molto le domande, c'era un, un folto gruppo di, di, sì, di è persone, vero. Eh, con gli esperti, ehm, non so da come si programma una visita ai cosiddetti, eh, li chiamano serious play, serious games, cioè le riabilitazioni da casa usando le eh, console dei giochi che però sono uh, all'interno, ci sono diciamo, dei software eh, sviluppati con l'intelligenza artificiale monitorati che eh, mh, mh, come dire, aiuteranno uh, la ripresa piuttosto che diciamo, la riabilitazione da casa di persone oppure semplicemente Metteranno in contatto uh, attraverso un sistema di monitoraggio il medico con l'esperto uh, e con il caregiver che sarà presente, ma in alcuni casi monitorerà e certo. aiuterà le persone da remoto. È uno sviluppo tecnologico, questo, che non sappiamo ancora fin dove arriverà. Sicuramente, io mi auguro che nessun robot, uh, come non dire. posti di lavoro, ecco, certo, esatto, o meglio, soprattutto nella relazione che si diceva prima con, con le persone. E da lì poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato 15 eventi che sono sia in presenza che fruibili attraverso streaming online e eh, per esempio domani ne abbiamo uno con uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, Fabio Mojoli, che è quello che ha sviluppato in Microsoft l'intelligenza artificiale, un italiano a proposito di Made in Italy, eh, eccetera. Cioè, made in Italy nel senso... Mm -hmm, ecco. certo. e poi ne avremo altri eh, che tra l'altro per esempio uno di questi eh, sarà con un attivista, Pega Moshir, che forse molti conoscono per il monologo che è stato fatto a Sanremo, eh, da lei che mh, si sta occupando di diritti civili digitali eh, declinati rispetto all'accesso, perché anche quello dell'accesso alle tecnologie deve essere un diritto, però quello che, stavamo, mh, che stiamo proponendo noi è in sostanza che nulla può avvenire senza che ci sia una persona al centro, o come fruitore eh, o come utilizzatore. Direi che questo è fondamentale, cioè se perdiamo di vista quello, prima di iniziare eh, la nostra trasmissione eh, mi sono intrattenuta con eh, i primi ospiti che sono arrivati con loro e stavamo io da mamma un po' ansiogena, eh, raccontavo un po', però in realtà eh, sicuramente è molto, a me fa molto piacere pensare... Che sia la riforma del ministro sull'aumento delle ore di orientamento, eh, la, la presenza di tutor all'interno di una scuola, il fatto di potenziare in modo particolare tutto il percorso professionale eh, probabilmente cambierà tenendo conto della carenza dei bambini, quindi de, de, del nostro calo uh, di, di demografico abbastanza importante. Però sicuramente tutta questa uh, nuova struttura che si sta dando al mondo della scuola e di conseguenza al mondo dell'impresa che entra nella scuola con l'ITS, ne abbiamo parlato 5 secondi fa, eh, può essere davvero il cambio e ci può mettere ad un livello molto alto nella formazione e nell'orientamento. Voi cosa dite? Ma noi abbiamo una sfida importante per il futuro, se guardiamo soprattutto nel medio e nel lungo termine. Eh, si prevede che nel 2032, quindi fra dieci anni, cioè, in Veneto ci saranno eh, 250.000 circa persone in meno in età attiva. Mm. Eh, e quindi questo comporta tante sfide no? perché abbiamo da una parte una popolazione che invecchia che ha bisogno di servizi adeguati che ha bisogno di un sistema di welfare e dall'altra parte noi dobbiamo scegliere cosa fare perché o ci eh, adattiamo a un modo del lavoro più ristretto che vuol dire meno attività economiche meno anche risorse per gestire il sistema di welfare o altrimenti Parlo per il Veneto, dovremmo essere capaci in questi dieci anni, cominciando subito, ad attrarre energie, competenze, professionalità eh, da altri paesi, da altre regioni, eh, con programmi di eh, coinvolgimento che rispondano anche ai fabbisogni professionali. Io ricordo una trasmissione mm. che ho fatto sulle case di cura eh, un anno fa, e già si parlava di questo di infermieri Noi importati. oggi da questo punto di vista abbiamo una carenza di, sia di infermieri che di operatrici sociosanitarie, perché lo declino al femminile perché sono La quasi tutte parte. donne, eh, che eh, è inconciliabile con l'aumento già scritto del numero di persone non autosufficienti con l'invecchiamento della popolazione. E quindi dobbiamo fare una scelta, o eh, chiediamo alle persone di emigrare per farsi curare, oppure dobbiamo importare professionalità. Dovremmo decidere come costruire le condizioni per attrarre competenze e professionalità nel nostro territorio in base alle esigenze che ha la nostra struttura professionale, sia l'industria che il terziario che la pubblica amministrazione. Tu vuoi aggiungere qualcosa, Nicola? Beh, vorrei portare... Un... Cioè... Perché tu hai assunto qualcuno. Sì, sì, sì. Mm. Io ho assunto una ragazza che fa parte del team e che in realtà siamo in classe insieme, quindi... Stiamo... Quindi entra nel tuo mondo. Cioè, Vuol dire che ITS più più, bello, <ride> perché due posti di lavoro, un imprenditore e una dipendente no. in più nel mercato del lavoro. Questo eh. per raccontare, per dare delle risposte concrete, per far capire che concretamente si può. Cioè non è una bella storiella quella che stiamo raccontando. No, mm. Beh, no è una bella storia, ma stiamo raccontando una storia ma vera. È Una storia vera, <ride> cioè non è uno su mille, cioè tanti possono. E adesso non vogliamo portare solo come esempio l'ITS, ci sono tantissime in realtà, per non essere di parte, Assessore. No, no, però dobbiamo esserlo. Lo si fidi l'ITS, lo dico a tutti. Ma non è perché stiamo, no, lo dico adesso anche con un po' di leggerezza, visto che sono a trasmissioni che spero siano viste con un po' di, di, di seria leggerezza, perché poi sì, dobbiamo usare grazie. questo, no? Assolutamente. Ehm, Obiettivo del PNRR, raddoppio degli ITS iscritti in Italia, quindi diciamo che abbiamo un obiettivo di Sistema Italia. In questo abbiamo le aziende che chiedono sempre di più persone qualificate. Prima, commentando fuori microfono, durante le, le, i servizi e le pause, questo è il tema. Oggi l'impresa, quale che sia, qualsiasi settore, dalla pubblica amministrazione, come diceva Refuosco, al mondo del manifatturiero, quello del turismo, qualsiasi, chiedono sempre più formazione, sempre più qualifiche. Ecco perché, appunto, anche con Enaipa si ragiona della verticalizzazione. Cioè, una volta ci fermavamo al terzo anno qualifica, io arrivo a fare l'assessore nel 2005, terzo anno dignitoso, sufficiente per trovare lavoro. Poi comincia il quarto anno, poi adesso il quinto si chiamano IFTS, ma la risparmiamo, e poi ITS. Istruzione Tecnologica Superiore Academy. Allora, perché sponsorizziamo molto convintamente ITS? Perché generano buona occupazione e con buona intendo di livello gratificante per le persone, perché i ragazzi oggi vogliono fare carriera, vogliono crescere. Sì, cioè magari possiamo dare è vero? Eh, ma è giusto così. E rispondiamo a un mercato del lavoro che chiede questo. E forse può essere la maniera migliore per bloccarli da quel sogno di andare fuori Italia. Perché io ho un figlio di 14 anni, l'ho già detto, e, e lui il suo massimo è, ah, vado a studiare all'estero, perché è molto attratto da quello che l'estero propone, non conoscendo... È piccolo, non conoscendo quello che offre la sua regione, ecco perché... Però mamma questa... giornalista faccia appello, <ride> faccia appello certo. alla mamma giornalista, udite udite, mamma giornalista. Certamente. È fondamentale che noi raccontiamo questo, come sta facendo lei questa sera con noi, ma è veramente se, cioè quando vanno all'estero, poi io ne ho tanti che stanno tornando e che tornano, e ti dicono, beh insomma, Anche no. qua meglio, eh, eh. qua meglio. Questa è un'esperienza che bisognerebbe raccontare di più. Eh, sono 800.000 i giovani fresco, sto dato, della settimana scorsa che sono all'estero, sono andati all'estero. È un investimento che la collettività ha fatto con risorse italiane, quindi viene riconosciuto il sistema. Io sottolineo sto fatto che la qualità del sistema viene riconosciuta all'estero. Non possiamo pensare di non far fare un'esperienza ai giovani all'estero perché apre la mente, viene a contatto anche con sistemi e modalità, imprese che poi comunque competono come le nostre con il sistema eh, concorrenziale a livello globale, però 450.000 sono rientrati, quindi vuol dire che l'esperienza all'estero sì, si può fare, eccetera, ma non è tutta rosa e fiori e qualche volta bisogna saper narrare bene che in Italia se un ragazzo con un buon orientamento con una formazione di qualità, può fare la famosa filiera, la cosiddetta che noi in gergo tecnico da formatori chiamiamo verticalizzazione con una possibilità di scelte unica. L'ENAI e per questo da tanti anni, se tra l'altro siamo soci fondatori di molte certo. delle ITS, quasi tutte, quasi se, tutte se non a, dove non siamo soci fondatori, siamo soci, chiamiamoli, sostenitori e lavoriamo molto bene perché crediamo in questo. Nel nostro modo di lavorare, mettendo al centro, come dicevo prima, le, le persone, dando eh, risposte a tantissimi giovani, alle loro famiglie, alle loro, ai loro sogni, alle loro aspettative, anche a coloro che sono un po' come dire, eh, indietro eh, nelle retrovie, ma per tanti motivi che possono essere sociali piuttosto che economici e altro, diamo anche delle opportunità a chi ha meno di altri, però non è solo questo, è un sistema che... Eh, Qui è ben rappresentato e, e che dà delle opportunità. Abbiamo 18 sedi nel Veneto, dicevo 4.000 studenti, senza contare gli altri 6.000 adulti che comunque vengono, si aggiornano, perché l'altra sfida è quella del sistema della formazione continua. Che viene sempre eh, un po' passato in secondo piano, però soprattutto per le persone adulte continuare a formarsi apre la mente e Professionalizza sempre di più, cioè eh, ci sono delle professioni che obbligatoriamente devono fare dei percorsi di aggiornamento. Ma lo dovrebbero fare un po' tutti perché poi alla fine il mercato cambia. Dicevamo prima eh, la questione dei caregiver, degli os, no? i vecchi os dei miei tempi: eh, cioè tutto si modifica e quindi se sei al passo con i tempi sicuramente eh, puoi dare delle risposte anche professionali, anche di curriculum. Dico bene Nicola. Sì, assolutamente. Io quest'anno ho fatto lo stage a Malta grazie all'ITS, ho vinto una borsa di studio e tra l'altro sia io sia la ragazza che lavora da me, quindi... Siamo Diamole un nome a questa ragazza. Federica. Federica, bene. Oh, sei il figlio perfetto. <ride> Vero? Eh? <ride> Vero, che creatura di Dio meravigliosa che abbiamo qua. Sì, sono d'accordo. Andiamo a chiudere perché oramai direi il tempo uh, ci, ci, ci arriva a, a chiudere la nostra ora di spazio. Prima già incominciavate a parlare della prossima edizione, quindi quest'anno il botto. E per l'anno prossimo? Di più. Di più. <ride> allora quest'anno Made in Italy, è molto, molto, molto forte la presenza delle istituzioni, sembra quasi una iniezione di fiducia. È quello che volevamo. L'appello che io ho fatto personalmente, ma veramente personalmente, io ho chiamato quasi tutti i ministri personalmente, dicendo venite qui, perché qui passano 45.000 ragazzi. La, la scorsa edizione quest'anno di più, perché la scorsa edizione aveva tre giorni, quest'anno quattro. Venite a vedere che cos'è l'umanità che continuamente si rigenera, perché avere a che fare con il mondo dell'istruzione, ma dalle piani lo sa perfettamente. Tu hai sempre un giovane nuovo davanti a te, con uno sguardo nuovo, con una idea nuova. E tu non, non ti devi eh, adattare, devi capirlo se sei l'istituzione. Devi provare, rispetto ai tuoi principi, ai tuoi valori, a quello che pensi, a, a di dare dei messaggi. E dobbiamo fare come Sistema Italia, perché. Se no siamo incoerenti e i ragazzi oggi giudicano l'incoerenza in maniera... Proprio dirpente. Sì, è vero. Allora, anche questo eh, rapporto tra le regioni. Io voglio sottolineare la presenza delle regioni. 16 su 20 sono qui. Mm. Cioè a Gioba Oriente sono 16 regioni italiane su 20, in particolare nello stand che abbiamo voluto insieme che si chiama Scuola delle Regioni, perché le peculiarità della formazione professionale, dell'istruzione professionale con gli ITS, è proprio radicata nei territori, ma sta in un sistema Italia. Ecco perché questa è stata una sfida vinta quest'anno e per l'anno prossimo, siccome siamo sempre molto allineati, aggiornati su ciò che accade, vedrà che vi daremo soddisfazione. Allora, vi ringrazio davvero tanto perché direi che con questa chiacchierata informale, a me piace farle così, comunque le trasmissioni, ehm, secondo me abbiamo dato un'iniezione di positività. Il fatto di invitare tutti, esageriamo, eh, creeremo un po'... Di confusione qui a Giobbe Orienta quest'anno, però davvero vale la pena soprattutto per coloro che vogliono capire come funziona il mondo del lavoro eh, regolamentato nel mondo della scuola e con la possibilità di trovare davvero il proprio posto del, nel mondo, nella società, che cosa fare da grande. Per cui l'invito è di venire a Giobbe Orienta quest'anno e se non si riesce l'anno prossimo tanto si farà anche la 33 edizione. Ringrazio tutti voi davvero tanto, e voi. anche dal punto di vista personale. Grazie anche a voi che avete avuto la pazienza di stare insieme a noi per questa serata. Buon proseguimento con i programmi di telepace e ci vediamo la settimana prossima.